Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. Cari amici telespettatori di Telepace, ben ritrovati. Saremo insieme questa settimana per il commento al Vangelo, l'ascolto della parola del Signore, una delle trasmissioni, la prima trasmissione realizzata da Telepace. Io sono qua appena dopo il 32esimo compleanno della televisione e l'organizzazione qua del nostro staff che si occupa del Vangelo ha chiesto che fossi io a commentare il Vangelo, e lo facciamo fra due feste che completano il cammino della Pasqua, l'Ascensione e la Pentecoste, il dono dello Spirito Santo che Gesù risorto fa alla Chiesa, fa ai suoi discepoli e all'umanità intera. E siamo oggi con il Vangelo di questa domenica, la domenica dell'Ascensione, che ci mette davanti alla conclusione, al finale del Vangelo di Luca, il Vangelo della misericordia, il Vangelo che ci accompagna in questo anno e che ci mette davanti a Gesù che sta salutando i suoi discepoli per quello che è l'ultimo momento che vive sulla terra con loro dopo che egli è risorto e che costituisce il momento nel quale fa la grande promessa che riguarda non solo i discepoli ma tutta la Chiesa, tutti noi, la promessa di colui che è donato dal Padre, lo Spirito Santo. E in questo momento dice ai suoi discepoli che sono, se andiamo a leggere il passaggio immediatamente precedente, dice: dopo averlo visto, Gesù appare dopo la resurrezione, appare e loro sono increduli, dice il testo di Luca, sconvolti e pieni di paura, credono di vedere un fantasma. Non possono credere a quello che è pure davanti ai loro occhi e che stanno scoprendo: Gesù che ha vinto la morte ed è risorto. Questo è il messaggio centrale della nostra fede. La resurrezione di Cristo, la sua passione, morte e resurrezione, ci ha detto nel Vangelo, era scritto questo, era scritto, è il messaggio centrale. La vita non finisce con la morte, la vita non finisce con gli errori dell'uomo, la vita non finisce con il peccato che uccide, la vita non finisce quando noi vediamo perdere tutte le nostre speranze. Dio è venuto ad annunziare la resurrezione e la vita eterna. E l'ascensione al cielo indica che questo entra nel mistero di Dio. Cristo risorto ascende al Padre per essere più vicino ancora ai suoi discepoli con il dono dello Spirito Santo. È il grande mistero di Dio che ci è rivelato in misura umana attraverso Gesù. E allora qua l'ascensione per i discepoli non è il da un'altra parte, dirà non restate col naso all'insù, non vuol dire che il Signore sia allontanato, vuol dire che il Signore entra nella storia dell'umanità in un'altra maniera. Forse a volte anche noi vorremmo che la presenza di Dio fosse per noi più tangibile, più secondo quello che vogliamo noi. Invece il Signore dice, guarda, c'è un altro modo di essere presenti, ci sarà una modalità diversa. Lo vedremo questo nel corso di questa settimana, come si articola, come Gesù educa i suoi discepoli a questo. E allora la presenza nuova sarà non di Gesù accanto, ma di Gesù dentro. Gesù che col suo spirito entra dentro, ed entra dentro in maniera misteriosa, così come misteriosa è stata la sua venuta nella carne, Dio che si fa uomo, il mistero infinito di Dio che entra dentro il nostro limite, la nostra condizione umana.
impensabile per noi, è impensabile per noi. Quando entriamo a riflettere su questo, davvero, ma com'è possibile che colui che ha creato tutto, ogni cosa, qualunque elemento dell'esistenza, abbia scelto proprio la nostra natura umana per rivelarsi? È davvero un mistero per noi soverchiante, assolutamente più grande di noi. Eppure Gesù dice, guardate, non è ancora solo lì, ma io entro dentro di voi. E allora dice, aspettate a ricevere la forza. A ricevere la forza, gli dice con molta concretezza, non aspettate di ricevere il dono dello Spirito Santo, non uscite fuori fin tanto che non l'avrete ricevuto. Non fate conto su di voi. E poi dà due consegne, che sono due promesse. Dice, la gioia vi giungerà, la mia gioia, arriverà la mia gioia, lo sentiremo ripetere in questa settimana, arriverà la mia gioia. E loro tornano pieni di gioia e lodano Dio. Ecco, su questo vorrei fermarmi sull'ultimo verbo, lodare, che chiude il Vangelo di Luca, potremmo dire. No? Nel Vangelo di Luca dice, con grande gioia stavano sempre nel Tempio lodando Dio. È l'ultimo verbo del Vangelo di Luca, lodare. Noi genovesi in particolare siamo abituati al mugugno, a mugugnare. Quando è che si loda? Quando si scopre il bene. Come a scuola, vi ricordate, no? Quando ci davano 10 lode, se mai l'abbiamo preso, no? È perché avevamo scoperto che avevamo fatto tutto bene. Allora lodare vuol dire scoprire la bontà del progetto di Dio, di come la realtà nella quale noi siamo inseriti è da lodare. Ed è da lodare Dio per la realtà in cui siamo, in mezzo alle mille contraddizioni, alle mille ambiguità, ai mille drammi anche. E Gesù, passando per la croce, ci dice, guarda, che non finisce lì. Allora la lode di questa prima comunità di discepoli vuol dire che hanno davvero incontrato il Signore. La conversione e il perdono dei peccati, la conversione al Dio della vita, al Dio che ti fa diventare la vita una lode, e la conversione allo scoprire che il tuo male è perdonato, è riconciliato, è vinto. Allora chiediamo un po' questa grazia al Signore, no? Di essere uomini e donne della gioia e della lode. È anche un bel regalo che facciamo agli altri. Quando incontriamo qualcuno che gioisce e che loda, ci viene da dire, ma anche noi possiamo farlo. È il regalo di un sorriso che rende la vita più lieta, che ci fa scoprire il bene che Dio ci dona, anche in mezzo alle tante fatiche e alle difficoltà che ci sono.